La ricetta. Sono andata dal dottore, mi serviva una ricetta. Sono stata a aspettare nella solita saletta. Davanti a una vedrada al sole, in quel calore, ghe doppiante stecchite di traverso che vada for. Una è il tronchetto della felicità, ma più che felice, e mi par di sperare. Mi presento dal dottore che è tornato alle ferie. Le tutta pronta e parla delle miserie. Mi fai, dottore, il guarda che fora, mi pare che è un paziente che sta male veramente. E in tutto questo tempo nessuno ha niente. La patita sé e mi pare morto in piedi. Le piante le mi piacciono è compagnia, ma quelle di fora. Il che suona l'agonia, se non sa la cura, è che scorta la misura, ma se un è paziente non fente che niente. Bene, abbiamo sentito ancora una poesia della nostra bice che ho avuto il piacere di avere qualche tempo fa e che oggi ve la ripresento qui. Bella in forma, sono tornata, Son tornata. e ci hai letto questa poesia, appunto, La ricetta. La ricetta. Ecco. Però prima di parlare della poesia, perché sapete che il mio compito, intanto un caro saluto, eh, dimenticavo di salutare tutti i miei amici di Telegarda, tutti gli amici della trasmissione, sperando sempre che siate più numerosi, sempre più attenti, più interessati, eh, anche da me. anche di imparare e di scrivere. Mi raccomando, sempre penna e foglio perché alla fine vi faccio scrivere i soliti vocaboli. E dicevo, prima però di parlare della poesia, voglio ricordare che Bice fa parte anche di una compagnia teatrale dialettale, dialettale. la cosiddetta la grinta, grinta, eh, la grinta, che la è tutta in programma, Grinta. Abbiamo un po' di Grinta. Ecco. E lei fa parte di questa Grinta da quando nasce? Sì, sì, quindi è nata con me, Quindi è una componente storica. Quanti anni fa è nata questa? Eh, direi 15 anni, però allora aveva un altro nome, era il titolo Gela Podem Far. Ah, aspetti, aspetti. Aspetti, aspetti, che questo qua è troppo bella, eh? Sì. Gela Podem Far. Ed era tutta una parola, facevate. la podem Ma tutta unita. Ah, Gé la podem far. Aspettiamo qua di scrivere, qua il penale. È nata con questo titolo, la compagnia. Ghe. Dopo, Io avanti. intanto li stacco. Ghe la. Podem. Po, dem. po. Dem. dem, far, far. Ecco. Ghe la podem. Eh, sono obbligato a mettere eh, dopo tutte le lezioni che, in cui vi ho spiegato accento tonico e fonico, non possono mettere intanto l'accento tonico sulla E. E questo accento tonico che diventa fonico, cioè chiuso, che la podem far. Cioè se la possiamo fare, sarebbe la traduzione in italiano. Esatto. Ecco, però l'aspetto curioso è che questi termini erano tutti uniti. Uniti. Quindi gela la podem far, quindi tutto unito. Tutta una parola. Tutta una parola. Pensate. Tutta una parola. Che la podem far. E quindi bisogna saperla la pronuncia uno che non conosce il dialetto si trova davanti quella, quella parola lì, di quella sì. lunghezza, con queste strane... Infatti domandava cosa vuol dire. Gliela eh, podem eh, fare, ce la possiamo fare. fare. Ecco. Quindi si chiamava così sì. e ce l'avete fatta perché poi... Esatto, esatto, andando avanti dopo quegli anni, siamo perfezionati, mi trovavo un regista bravo e dopo è nata la grinta invece, quando bisogna cambiare perché ovviamente ave grinta, e allora... Quanti siete? Quanti, quanti, una quindicina. Una quindicina. Sempre 10, 11, due, ma dopo... Fermo. Ecco, e la tutte componente tessina. maschile mi dicono che nelle filodrammatiche di solito gli uomini sono veramente pochi. Sempre, È meno, sempre meno. Sempre meno. Difficile come... trovare Quindi tutte donne, Diputante come quando i va a balare, le donne le bala tutte, sette e gli uomini... uomini... tre... Sette sì, donne e tre uomini, di solito sempre così, bilanciate in questo modo. Ecco. Adesso siete fermi, state lavorando... Uscite dalla stagione invernale che di solito è la stagione più favorevole? L'ultima l'avevo fatta a metà febbraio su Anago e adesso è un po' fermo perché a cambiare commedia allora... Non so, non... Come si chiamava l'ultima commedia, tanto per curiosità? Qualche Duma ha fatti i corni. Qualche Duma ha, fatto, ha i fatto i corni? Ma i corni da suonare? No, non erano questi qua. No, raccolti, corni. Tu, oh, <ride> i cornetti così. Oh, la la raccolti, corni. Bene, allora abbiamo ricordato anche la grinta. Avete sentito la poesia, mh? che fra l'altro eh, Bice si firma come Fabi. Sì, eh? Fai lo Bice, fa.B. Sì, esatto, eh? B.I. Fabi, eh? Fabi. Perfetto. Allora, questa poesia, la ricetta che appunto voi avete sentito, che è una poesia anche abbastanza curiosa, allegra, eh, eh, boh. con sempre questa lineatura scherzosa. Scherzosa. Eh, scherzosa. scherzosa, mi permette oggi di abbandonare un po' gli accenti, gli apostrofi e di parlare di metrica. Mi pare che ho avuto già modo, ma proprio episodicamente di parlarvi della metrica, cioè della misura dei versi, cioè quando uno si mette a scrivere poesie deve decidere: scrivo col verso libero senza rispettare rime, lunghezza o scrivo con un verso ben misurato. È chiaro che se io voglio usare dei versi ben misurati devo rispettare una metrica. E come si fa a misurare un verso? Lo bisogna, dividere, bisogna dividerlo in sillabe. Vi prendo adesso proprio due versi tratti da questa poesia. Purtroppo sono nozioni che devo... Allora, una le, vedete che qui è caduta la E, tron cheto. Non ci sto, ma si riesce. Una troncheto. Allora, come faccio a misurare questo verso? Lo divido in sillabe. Allora, proviamo a contare. Una l'entronchetto. Sei. Sono sei versi. Un esametro, si chiama. Vado al verso successivo. De la felicità. Accento sulla A, questo chiaramente è felicità, è l'accento tonico che usiamo anche in italiano. Proviamo a contare de la, fe, li, ci, ta, altri sei versi. Quindi in questo caso Bice con questi due versi ha rispettato la metrica, cioè ha fatto un verso di sei, di sei sillabe, un altro verso, il verso seguente, di sei sillabe. Quindi in teoria quando si inizia a scrivere una poesia con un certo numero di sillabe, quindi con una certa metrica, bisognerebbe proprio rispettare questa metrica. Vediamo se Bice rispetta questa metrica. Andiamo allora ai versi successivi. Scrive me presento dal do tor. Proviamo a contare. Me presento dal dottor 7. Cosa succede? Che in questo caso Bice passa da sei sillabe dei versi precedenti a 7. Lo si potrebbe fare. Eh? Uno magari decide una strofa di sei sillabe, un'altra strofa di sette e poi ritorna a sei sillabe. Eh? Vediamo il verso successivo. Che è Attenzione che qui è una cosa curiosa che è tornà dalle ferie. Proviamo a contare che è tornà dalle ferie. Dice, sono otto. Eh, qui. Non ci siamo, non ci siamo. Oh, ma troviamo lo stratagemma. Facciamo così. Eliminiamo, raccolgo lo straccio. Eliminiamo la E, ci sono due E, metto l'apostrofo, diventa non che è, diventa che, quindi proviamo a contare. Che torna dalle ferie. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Quindi voi capite che quando ci si accinge a scrivere in versi, bisogna fare una scelta. O uso il verso libero, allora uno scrive come vuole. O uno dice no, io voglio rispettare una certa metrica, però per rispettare una certa metrica bisogna misurare i versi e si misurano i versi appunto dividendoli in sillabe. Quando a volte non tornano i conti eh, bisogna trovare questi stratagemmi, ma non è che uno può togliere una lettera così a caso, eh. deve levarla con un certo ragionamento. E qui con la famosa elisione, c'erano due E vicine, abbiamo eliminato una. Abbiamo lasciato la seconda, il che è, che erano due sillabe, col che diventa una e quindi abbiamo rispettato la stessa lunghezza del verso precedente. Bene, questa è la metrica, quindi provate, quando vedete delle poesie, provate a verificare se appunto i versi rispettano una certa metrica, se no vuol dire che il verso si chiama libero. Bene, detto questo, mi pare di aver esaurito l'argomento oggi. E naturalmente eh, non posso non lasciarvi i soliti dieci vocaboli. Allora, partiamo con bus, con un S o con due, è il buco. Mm. Si parla molto del bus, della, della, della galleria che si vuole fare per raggiungere Overeto. Il deal, con l'accento tonico sull'A, deal, è il ditale. In da farà, prima abbiamo trovato... Eh, la bice che si guardava qua prima di leggere guardava le cose qua da che c'erano sulla tavola erano da farà da. a cercare questi libri la famea ho parlato della famiglia mm. della bice una famiglia appassionata di dialetto tanto che Parle la, la bice dialetto. e la sorella che si chiama Carmela, Carmela eh, scrivono in poesia in dialetto, in dialetto. i stess uguale lo stesso quelli le lingera. Lingera vuol dire un ozioso, uno sregolato. Beh, la Nef eh, la neve. Nef, pegol, hm? il picciolo, il picciolo, ma anche il Pegol della tavola, il piede del, della tavola. Pegol. Poi abbiamo il quadret. Beh, il quadretto è un piccolo quadro. E poi sciapot, che è una cosa fatta male. male. Qui, però attenzione che devo farvi notare che sciapot. Va scritto in un certo modo per evitare una lettura scorretta, ma di questo ve ne ho già parlato. Ma mi preme ribadirlo. Vedete che Schiapot, se io lo scrivo così. Ecco. Chi non sa leggere il dialetto, legge Sciapot, per forza. SC, sì. Allora, per evitare questa lettura sbagliata. Gli scrittori, i poeti dialettali usano mettere fra la S e la C una linetta proprio per far leggere con suoni distinti questa parola, per cui diventa sciapot. Sciapot, metto l'accento tonico sulla O, in questo caso non è sciapot, ma è sciapot, quindi l'accento tonico è con l'accento fonico aperto e quindi mi pare di aver. Sono arrivato, mi pare, veramente alla decima parola. Un'ultima cosa, cari amici di Telegarda di questa trasmissione, eh, che ribadisco con, con forza, e spero che sia eh, così, ci sia una risposta da parte vostra. Questa trasmissione è una trasmissione aperta: nel senso che io accetto il contributo di chiunque chi vuol scrivere. Chi vuole partecipare ad una trasmissione per parlare di sue esperienze dialettali, per muovere anche delle critiche, per, muovere, o per, per dare dei consigli. Quindi io sono aperto, la mia trasmissione e anche chiaramente la redazione di Telegarda è aperta a qualsiasi contributo esterno. Quindi con questo messaggio eh, vi ringrazio per l'attenzione. Un grazie ancora a Bice, che sono sicuro che prima o dopo ci verrà a fare un'altra visitina Infatti, con un'altra sua poesia. Grazie a tutti e arrivederci. Sì, io vi saluto tutti.